Vi ricordate quell'esperimento pazzo che ho fatto di trapiantare le piantine di melanzane? Quelle piccole piccole, quelle che pensavo che non avrei mai salvato. Sono passati circa 20 giorni, ecco i risultati. Lo vediamo dopo la sigla. Questo sarà l'ultimo video di quest'anno, il 2024, dal semenzaio, perché sto spostando tutto in serra. E poi la seconda parte di questo video lo vedremo direttamente dalla serra. Vi faccio vedere un po' quello che ho fatto. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Vi mostro le immagini di come ci eravamo salutati una ventina di giorni fa con questi vasetti, con questo vaso pieni di melanzane, erano piccole così. Tutte le melanzane che avevo qui nel plateau le ho ripicchettate tutte qui. Allora, questo è un azzardo che mi sono preso perché se non c'è la seconda coppia di foglie, e qui non ce l'ha praticamente nessuna di queste piantine, spostarle è veramente un rischio. Dico la verità, è stato un azzardo, come vi dissi l'altra volta, non pensavo che sarei riuscito a riprenderle, invece praticamente sono venute tutte e sono veramente contento di questo. Probabilmente in questi anni, dai, qualcosina l'ho imparata e mi fa piacere, insomma, dirvi come ho fatto, cosa ho fatto, così anche voi, se vi trovate in quella situazione, sapete quello che dovete fare. Allora, mi avvicino, vi faccio vedere qualcosa. Questo vaso qui e tutti questi vasetti dove vedete il mio dito fino in fondo sono su un tappetino riscaldante che ancora oggi ha circa 26 gradi. Li ho tenuti sempre riscaldati perché erano veramente piccolini e non pensavo che sarei riuscito a riprenderli. Questi invece non li ho messi sul tappetino riscaldante e la cosa strana per modo di dire, sono cresciuti tutti, hanno messo tutti la seconda coppia di foglie e poi la terza, sono rimaste leggermente più piccole di quelle che non sono riscaldate, ovviamente perché non hanno avuto il calore, ma sono venuti fuori praticamente tutti. Guardate, qualcuno poi in particolar modo, guardate che meraviglia, quindi ho tre addirittura già pronte per essere trapiantate nell'orto. Per me è un po' presto, siamo ad aprile, queste le trapianterò a maggio. Prima di spostarci in serra vi mostro soltanto il resto di quello che è rimasto nel mio semenzaio. Mi allargo, eccolo lì, guardate un po'. Abbiamo il mais, è stato il primo mais che ho seminato il 14 marzo, il mais viene su abbastanza velocemente e anche questo è pronto per essere messo a terra. Oh, guardate in diretta, vedete che non è nulla preparato, guardate, sono riuscito a trovare una cimice anche nel semenzaio, è incredibile ragazzi, siamo ad aprile e abbiamo già le cimici. Sarà un'estate durissima, sarà un'estate veramente dura, perché ho visto oggi le previsioni per la prossima estate, parliamo di un 35 gradi con punte di 40, sarà più caldo dello scorso anno, già l'anno scorso abbiamo pagato dazio, veramente è stato pesante come anno, quindi quest'anno abbonderò di nuovo con idratamenti caolino, bentonite e tannino di castagno per difendere le piante sia dalle cimici che dai raggi solari, e alternerò poi con la zeolite e con il tannino di castagno. Riprenderò poi l'argomento al momento debito, però già sul mio canale, se vi interessa, ci sono un sacco di trattamenti, dal primo trattamento sui pomodori a salire. Qui ho le zucchine, anche queste ovviamente ho anticipato un po', qualcuna si è allungata, vedete, sono tutte da trapiantare e da ripicchettare, cosa che farò tra oggi e domani. Abbiamo questo esperimento che ho fatto con le carote, come vi dicevo l'altra volta, non è questo il modo di seminarle, di coltivarle, però ho voluto fare un test, una prova, e queste le metterò subito nell'orto perché già è il momento giusto per loro. A dispetto di quello che vi dicevo all'inizio della coltivazione, ero disperato perché i peperoni non venivano, eccoli qua. Questi sono tutti i peperoni che ho coltivato ovviamente da zero. Peperone aiolo, ad esempio, il 12 di febbraio, finalmente siamo pronti per il trapianto. Sono piantine da un 20 cm circa e sono tutte belle. Dietro ho ancora un po' di pomodori e ho ancora peperoni, qualche melone, la lattuga. Questo è il vassoio formato da humus lombrico e il vassoio vi ho presentato nell'altro video in cui avevo fatto un po' di test. Qua abbiamo ancora un sacco di pomodori, marmande, sono molto belli, non stanno soffrendo per niente. Questi veramente mi stanno dando soddisfazione come piantine, non sono grandissime, hanno un panetto di terra molto profondo. Comunque, fatto sta che sono da ripicchettare anche questi, quindi c'è un bel lavoro qui da fare. Laggiù invece abbiamo la seconda mandata del mais, mais che ho seminato il 3 di aprile, quindi questo veramente in 7-8 giorni viene fuori, germina molto velocemente. Poi abbiamo ancora un po' di peperoni, abbiamo una fila di cetrioli e per ultimo abbiamo il rosmarino, guardate che bello che sta venendo su, questo lo metterò nell'orto, erba cipollina, aneto,
salvia e timo laggiù. Quindi con le erbe aromatiche quest'anno, se attecchiscono, poi una volta che le trapianterò, andiamo abbastanza bene. Ci spostiamo in serra e vi faccio vedere un po' tutto quello che c'è lì. Dico la verità, ci vado tutti i giorni, sia perché devo controllare lo stato delle piante, sia perché mi dà parecchia soddisfazione vedere tutte quelle piante che stanno bene in quel modo lì. Vi faccio vedere tra un secondo. Siamo nella mia serra. Queste piante di pomodoro, tutte quelle che vedrete, le ho messe qui a dimora circa 10 giorni fa, 15 giorni fa. È molto caldo e oggi ci sono 26 gradi. Qui in serra riesco a tenere una temperatura abbastanza vivibile per queste piante, altrimenti crescerebbero troppo, soffrirebbero, grazie al ventilatore e grazie al fatto che, vedete, ho la tenda aperta per far circolare l'aria. Ho poi una finestra dalla parte opposta. Ora vi parlo brevemente delle piante e delle problematiche che possono incorrere con la coltivazione in serra con questo caldo. Qui ho l'angolo dei peperoni, guardate. Questi erano esattamente come quelli in serra, quelli che non riuscivo a far germinare, quelli che non venivano fuori, quelli qua, 24 gennaio, poi i friarielli invece sono del 15 di febbraio. Fatto sta che, guardate qui che meraviglia, questi dovrei ripicchettarli nuovamente, perché sono 7 piantine nello stesso vasetto, ovviamente non stanno bene. Ecco qui. Abbiamo ancora qualcosa di fiori là dentro, perché nel frattempo, voi dovete sapere, avevo un platò di fiori che era uno spettacolo, ma l'avevo spostato perché dovevo fare il video, ho dimenticato di rimetterlo al suo posto, non l'ho innaffiato per una settimana buona, praticamente mi sono morti quasi tutti i fiori, ho recuperato poco niente. Io ho ancora qualche pomodoro, comincio a avere qualche melone. In quest'angolo abbiamo tutti i peperoni e qualche melone. Ora, quelli in fondo sono veramente grandi, io ne prendo uno e vi faccio vedere. Questo è il pomodoro AC55, qui parliamo di un 30 cm buono buono di piantina. Vedete, uno dei rischi a cui andiamo incontro con queste temperature, tenendoli in serra per quanto sia aperta e ventilata, è che il terreno si secca veramente molto velocemente. Queste le ho innaffiate l'altro ieri, entrando in serra ho visto che questa, vedete, ora l'ho innaffiata poco prima di iniziare il video, aveva tutte le foglie cadenti e anche questa a fianco. Quindi l'irrigazione su piantine in serra piccole così, con un panetto di terra molto piccolo, è importante perché l'acqua in un attimo evapora e quindi vanno in sofferenza. Vedete, questa adesso si riprenderà nel giro di una mezz'oretta. Le altre stanno abbastanza bene. Quella che ho trovato che cominciava ad avere qualche foglia che non andava bene era questa qui, e quella dietro, vedete, tutte hanno in comune il fatto che, naturalmente, vedete, il terriccio è molto molto asciutto, eh? È un terriccio drenante, non tiene molta acqua, e quindi per quanto ci sia pomice e quant'altro dentro, ma insomma bisogna dargli da bere, questo è il discorso. Quindi tutti i giorni con queste temperature bisogna dar da bere alle piantine. Questo è un plateau che è in una fase di stallo, ovvero ha gli alveoli abbastanza grandi, però ciò non toglie che ci sono tante piantine, addirittura qui ne ho 4 e bisogna ripicchettarle tutte quante, comprese quelle che avete già visto all'inizio del video. Quindi qui c'è un lavoro di un paio di giorni buoni buoni, e vi faccio solo una panoramica d'insieme del semenzaio. Ho fatto dei ripiani, insomma. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, ditemi come fate voi se volete. Vi auguro una buona giornata.